Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Ciao a tutti, come state? Benvenuti o bentornati sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Io sono in uno dei miei posti preferiti per leggere, sono circondata di alberi. E volevo dirvi che ho appena finito la parte prima di Madame Bovary, come vi avevo anticipato nel video precedente, l'ho acquistato in lingua originale e questa lettura un po' mi spaventava perché pensavo fosse un libro estremamente complesso dal punto di vista grammaticale, dal punto di vista dello stile. E invece no, scorre velocissimamente. Mi sta prendendo molto e lo sto leggendo assai rapidamente. Un'altra lettura in corso è Il Sanatorio di Sarah Pierce. Questo invece non mi sta piacendo perché diciamo che l'autrice riempie la storia di descrizioni non necessarie, fastidiosissime, ripetitive, non succede mai nulla. E diciamo che mi sto annoiando un po'. Credo però sia troppo presto per un giudizio perché ho letto soltanto le prime 50 pagine, quindi cercherò di arrivare almeno a pagina 100 per decidere se continuare a leggerlo o meno. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Time on fake friends. I just wanna get high, just wanna get high, just wanna get higher. Sometimes people will try to hold you back from being who you want to. Don't be questioning why, do whatever feels right, find your passion and fight. Cause we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Alla libreria Libreria d'Avila e ovviamente non sono tornata a mani vuote. Vi faccio vedere velocemente che cosa ho recuperato. Il primo volume è un graphic novel che in italiano si intitola I solchi del destino di Paco Roca. Il tema trattato è il ruolo che gli spagnoli ebbero nella seconda guerra mondiale nella guerra contro il regime franchista.
L'autore narra la guerra civile spagnola e l'esodo dal territorio spagnolo dei combattenti antifascisti che avevano combattuto durante la guerra civile. Io sono un'amante della storia e dal momento in cui l'ho visto sullo scaffale della libreria mi sono detta: dai, me lo prendo, non ho potuto resistere. Ho preso anche il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, la storia in movimento di Charlie Mackesy. Carinissimo, le grafiche sono impeccabili. È un libro molto bello da guardare, mi piacciono i colori che sono stati utilizzati e mi aspetto una storia toccante, emozionante, una storia che riempie il cuore e scalda l'anima. Questo libro è dedicato a te che leggi, ricorda sempre che sei importante e che doni al mondo cose che nessun altro sa dare. Non ho ancora visto il film, ho intenzione di leggerlo prima per poi guardare l'adattamento televisivo. Poi abbiamo Cleopatra e Frankenstein di Coco Mathers, un libro chiacchieratissimo negli ultimi mesi che parla di relazioni, soprattutto di relazioni imperfette. Mi incuriosisce molto, spero di riuscire a leggerlo entro la fine di settembre. E per concludere questo mini book haul abbiamo All Good People Here di Ashley Flowers, non penso che sia disponibile in italiano. Si tratta di un giallo, l'ho recuperato grazie a una booktuber brasiliana che seguo con grande piacere. Lei mi ha influenzata perché ha pubblicato una video recensione molto positiva su questa storia e mi ha fatto venire molta voglia di leggerla. Adesso mi vado un attimo a organizzare con le materie perché voglio assolutamente cominciare a studiare il prima possibile, cominciare a prepararmi per gli esami perché per la prima volta darò gli esami in presenza. Questo sarà il primo modulo che leggerò e presenta una panoramica delle principali tipologie di materiali didattici che possiamo utilizzare nell'apprendimento di una nuova lingua, più precisamente nell'apprendimento della lingua italiana. Questi sono tutti i moduli che devo leggere questo semestre. Mi sto preparando per andare a dormire e prima di addormentarmi leggerò il sanatorio. Sono arrivata più o meno a pagina 200 e ci sono molti aspetti che non mi convincono per niente. Ormai sono troppo coinvolta per abbandonarlo. Devo andare avanti, devo assolutamente capire che cosa succederà. Aggiornamento di lettura, ho finito Madame Bovary di Gustave Flaubert. Mi è piaciuto, mi ha sorpresa e sono rimasta davvero stupita dallo stile di scrittura dell'autore. Ovviamente stiamo parlando di Flaubert, ma io non avevo mai letto nulla di suo e io ho apprezzato molto la sua precisione, tutti i dettagli, le descrizioni che hanno catturato la mia attenzione fin dall'inizio. La protagonista è veramente una donna indimenticabile, affascinata dal lusso che diventa sempre più insoddisfatta e infelice, fino a cadere in una sorta di depressione. Il matrimonio non la soddisfa, lei si sente intrappolata nella vita di provincia.
È una donna alla ricerca della felicità, del vero amore, che si crea diverse illusioni riguardo alla vita e alle relazioni di coppia. Molto coinvolgente, intenso e complesso come romanzo, è stata una lettura molto piacevole, che consiglio. Ieri ho finito Trust di Hernán Díaz, una lettura che mi stavo trascinando da maggio e che purtroppo non mi è piaciuta per niente. Questo non è un libro nelle mie corde, non rientra nella mia comfort zone, però a me ogni tanto piace sfidarmi, mettermi in gioco con queste letture. Stavolta è stato un no, è entrato a far parte della categoria libri che sono piaciuti a tutti, ma non a me. Pazienza, si tratta di un esperimento metaletterario, la storia viene raccontata da quattro punti di vista diversi. Non ci sono colpi di scena, la storia è molto prevedibile, non posso dire che sia un brutto romanzo, però credo di aver avuto delle aspettative troppo alte, dato il suo clamore. Avevo sentito tantissime recensioni positive sui social, per me purtroppo è stato un no. Sto ancora leggendo Il Sanatorio, all'inizio non mi stava piacendo, poi è diventato più coinvolgente. Sono arrivata a pagina 342 e ormai mi sta piacendo molto, sono successe tante cose. Spero sinceramente di non rimanere delusa dal finale. Vi terrò aggiornati, vi farò sapere, ve ne parlerò probabilmente nel prossimo video che sarà il wrap-up di agosto. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. In spring, rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold hair, gold ring. Concluderò questo vlog qua, spero di avervi intrattenuti in qualche modo, che vi sia piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e lasciare un like di sostegno, vi aspetto nei commenti e noi ci rivediamo presto. Ciao!